Francesco De Fabiani, complimenti innanzitutto, veramente una grande festa per l'Italia, mai come oggi, con questo gran finale tutti i bimbi cantavano l'inno d'Italia, penso sia stato emozionante anche per voi. Sì, è stato bellissimo, si sa che vincere, arrivare secondi o sul podio comunque è sempre una bella soddisfazione, ma quando lo fai davanti al pubblico di casa, come era già successo a Cogno, in Val di Fiemme, sono emozioni ancora più forti, quindi voglio ringraziare tutto il pubblico e anche Livigno per aver organizzato la gara. Devo dire che è stata molto bella e spero che si possa anche rifare, vedremo. Dopo una mancata qualificazione di ieri, quest'oggi la riscatto. Cosa è cambiato rispetto a ieri, Francesco? Ma in realtà poco, perché in qualifica anche stamattina non ho fatto una gran gara, però si sapeva già. Sapevo anche che correndo invece direttamente contro gli altri nelle fasi finali sarebbe stato molto diverso, e infatti sono riuscito a destreggiarmi bene. Ho chiuso un buco importante perché sapevo che dovevo dare il cambio assieme ai primi, per cui ho dovuto dare tutto, e sono contento di avercela fatta, di aver dato il cambio con i primi. A quel punto sapevo che Federico aveva tutte le carte in regola per poter fare il suo finale e cercare di arrivare sul podio, e così è stato, quindi è stata una gran gara. Un buon stato di forma per te, sei riuscito a recuperare dalle fatiche del Tour de Ski? Sì, allora c'è stata una settimana vuota, quindi tempo di recuperare c'è stato. Adesso abbiamo fatto un po' di altura qua a Livigno. La settimana prossima in Francia ci saranno delle gare che mi piacciono molto, ci sarà una Mastart in tecnica classica, è una delle mie gare preferite. Non so bene come sarà la pista, e quello vuol dire tanto, soprattutto nelle Mastart, quindi vedremo. Ci sono ancora dei buoni obiettivi prima dei mondiali, ma ovviamente i mondiali sono l'obiettivo stagionale, quindi l'importante è arrivare pronti ai campionati mondiali di Francia.